Monsignor Alberto Nicelli, la Chiesa diocesana e tutta la comunità reggiana si prepara ad incontrare, ad accogliere il nuovo Vescovo, l'Arcivescovo Giacomo Morandi. Con quale spirito e con quali anche iniziative ci si sta preparando? Ma diciamo che dobbiamo distinguere due situazioni. Diciamo l'organizzazione dell'evento è alquanto impegnativo perché attendiamo diverse persone e siamo comunque sempre in zona gialla, quindi con tutte le restrizioni che sono previste dalle normative e che noi vogliamo naturalmente e assolutamente seguire. E quindi l'organizzazione è ancora più complicata da questo, ma tutto questo non toglie naturalmente la gioia che credo la nostra Chiesa diocesana si sta preparando a vivere proprio con l'evento della venuta del nuovo Vescovo, che peraltro è già qui da una settimana nel cantiere del Vescovado, perché ancora è un cantiere, stanno sistemando tante cose, lui si è adattato ma ha desiderato essere qui qualche giorno prima proprio per rendersi conto e per prendere contatto con le varie situazioni. Quindi direi che sarà sicuramente una giornata memorabile, ci auguriamo che il tempo ci aiuti, perché molta gente sarà sulla piazza e è previsto l'arrivo di due cardinali e 17 vescovi, e con la partecipazione di autorità, di tanti fedeli e con i gesti che la liturgia prevede per l'ingresso, e quindi insomma credo sarà davvero un momento molto bello. E dobbiamo anche dire che l'unica preoccupazione è vorremmo che tutti trovassero posto sia nei momenti che vivremo qui tra la piazza e la cattedrale, ma anche per l'incontro dei giovani in Ghiara, gruppo che abbiamo necessariamente contingentato, ma significativo perché rappresentativo di tutte le 60 unità pastorali del territorio e di altre realtà ecclesiali, movimenti, associazioni, eccetera. Ci sono tutti gli ingredienti per pensare che sarà certamente una cosa molto bella. Poi vedremo.